E benvenuti in questo nuovo video. Era da un sacco di tempo che volevo fare un What I Eat in a Day e farvi vedere un po' quello che mangio durante una mia giornata, tipo, perché sono appassionata di cucina, mi piace tanto mangiare e sono appassionata di cibo. Quindi ho pensato fosse un contenuto molto carino da condividere con voi, anche perché già lo faccio su Instagram, quindi vedo molto spesso le mie ricette, soprattutto le mie ricette a tema autunnali. E quindi ho pensato, ma perché non cogliere l'occasione di fare un What I Eat in a Day versione autunno? In realtà questo video ho iniziato a farlo l'anno scorso, ma non sono mai riuscita a editarlo e a farlo uscire, quindi volevo cogliere l'occasione e provare a rifarmi quest'anno. E poi ho pensato, ma perché non fare un What I Eat in a Day Pumping Edition? Cioè fare un'intera giornata solo con ricette a base di zucca. Per rispondere al grande quesito che tutti noi ci poniamo, si può mangiare solo zucca per 24 ore? Ma la risposta è sì, certo, ovviamente, sono piena di ricette, potrei farne anche altre mille di ricette diverse con la zucca. Per questo video ho previsto una colazione a base di zucca, un pranzo e una cena a base di zucca e anche poi una bevanda a base di zucca, quindi spero che il video vi piaccia, mi sono divertita moltissimo a cucinare. Direi di incominciare quindi con la colazione. Mi sarebbe piaciuto tenere per questo What I Eat in a Day tutti i rumorini carini e rilassanti di sottofondo che si fanno quando si cucina, ma come potete vedere fuori c'era una tempesta di vento quel giorno, quindi c'era un casino terribile. Ho deciso di commentare e di mettervi una bella musichetta, quindi godetevi questa musichetta molto rilassante per questo What I Eat in a Day. Direi di iniziare la nostra giornata facendo un pumping spice latte. Iniziamo facendo un caffè. Io non sono bravissima a fare il caffè dentro casa non lo faccio quasi mai. Adoro prenderlo fuori quando prendo un cappuccino, però a casa io e la moca non andiamo d'accordo. Infatti di solito tendenzialmente brucio il caffè. Adesso versiamo il nostro latte in un pentolino. Facciamo il caffè e aggiungiamo il purè di zucca e un cucchiaio di sciroppo d'acero. Questi sono i segreti per avere un pumping spice latte perfetto. Non è bellissimo vedere come il latte si colora? E poi, ingrediente segreto, il mix di spezie per fare il pumping spice latte. È un mix di varie spezie, io lo compro già fatto, ma potete tranquillamente farlo voi, trovate ovviamente le varie dosi su internet. Ed eccolo qui, molto aesthetic, molto buono e veramente molto molto speziato, ma penso che sia una bevanda perfetta da bere in autunno, per godersi un po' appunto i profumi di questa stagione. Bene, in questo video in cui c'era un audio terribile dicevo che volevo provare a fare per la prima volta dei pancakes alla zucca, solo che avrei dovuto avere il purè di zucca che non avevo preparato a sufficienza il giorno precedente, quindi era una buona occasione per provare questo, già fatto, già pronto, però come potete vedere non c'è la linguetta, quindi andiamo con la vecchia maniera. Questo purè di zucca in lattina l'ho presa da un sito americano e in realtà non è male, vi dirò, non è male. Ho divelto la latta, dovrei vergognarmi. Proseguiamo invece con i nostri pancake alla zucca, che in realtà si fanno esattamente come si fanno i pancake normali. Quindi abbiamo la farina, abbiamo un po' di bicarbonato, abbiamo della cannella, un sacco di cannella. La cannella non è mai abbastanza, quindi altra cannella. E altra cannella, perché la cannella non è mai abbastanza. Aggiungiamo le nostre uova, che non sono una ma sono due, il fuoco della macchina era completamente andato. Aggiungiamo poi il burro, perché ovviamente i pancake sapete che sono così tanto buoni perché c'è un sacco di burro, e poi schiaffiamo tutto quanto con la farina. Aggiungiamo anche qui il latte. Ovviamente se cercate su internet trovate la variante della ricetta senza uova e senza latte e burro.
Qui ungo un pochino la padella e iniziamo a fare i nostri pumping pancake. Pumping pancakes. Ed eccoli qui, sono veramente molto carini perché, come potete vedere, sono molto più caldi come tonalità rispetto ai pancakes normali, perché comunque il purè di zucca un po' li ha colorati, e io li condisco con una cascata molto generosa di sciroppo d'acero, che è una delle cose che preferisco. Sono veramente molto soffici, non so se in video rendono, ma vi assicuro che erano davvero deliziosi. Adesso invece pulisco questa enorme zucca per preparare tutti quanti i piatti della giornata e naturalmente altri piatti extra, perché non è che uso proprio tutta quanta la zucca in un unico giorno. Ed ecco qui, in tutta la sua bellezza, 3,2 kg di zucca. Questa piccola zucca diventerà un sacco di piatti buonissimi. Iniziamo con uno dei miei cavalli di battaglia, che è il risotto alla zucca. Iniziamo facendo sciogliere questo trito di cipolla bianca con un pochino di olio. Poi abbiamo il brodo vegetale che ho già preparato, il riso da tostare e poi la zucca per il riso. Ora, io non sapevo, ma per fare il risotto alla zucca si consiglia di tostare prima il riso, perché così viene molto 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 meglio. Quindi lo mettiamo in una padella e lo lasciamo andare un pochino. E poi andiamo a sfumarlo con del vino bianco. Ora, quando la nostra cipolla sarà pronta, andiamo ad aggiungere la zucca. La rosoliamo un pochino tutta insieme e poi iniziamo ad aggiungere mistolate di brodo vegetale, perché la zucca si dovrà stufare. Non nel senso che si deve annoiare. Che simpatico umorista. Copriamo il tutto con un coperchio, perché così il vapore aiuterà la cottura della zucca. Quando vediamo che la zucca è diventata bella morbida e si sfalda, possiamo aggiungere il riso. Come facciamo a cuocere il riso adesso? Dobbiamo continuare ad aggiungere brodo vegetale fino a che il riso non avrà raggiunto la consistenza perfetta, la cottura perfetta. Ah, un piccolo segreto per un risotto alla zucca pazzesco: aggiungete un po' di burro quando mantecate il risotto alla fine. Ed ecco qui il nostro risotto alla zucca, molto estetico, ma veramente, veramente molto buono. Adesso passiamo alla cena, di nuovo un'altra cascata di zucca, questa volta 1 chilo di zucca e un porro, perché andremo a fare un altro dei miei piatti preferiti, ovvero la vellutata di zucca. È un piatto che io e Michele amiamo, è un po' il nostro comfort food e in autunno e in inverno lo facciamo veramente molto molto spesso. Iniziamo facendo appassire un pochino il porro con dell'olio.
Quando sta là che sfrigola in questa maniera invitante, andiamo ad aggiungere la zucca. Che qua la rigiriamo per bene. Facciamo rosolare anche la zucca insieme al porro. E poi anche qui di nuovo la andiamo a coprire con il brodo vegetale e lasciamo andare. Una volta cotta, andiamo a frullare con il frullino immersione. Ecco qui la mia vellutata di zucca. Ci aggiungo un po' di polvere di peperone crusco, che è un peperone tipico di qui. È veramente una ricetta facilissima, veramente veramente perfetta per l'autunno e ve la straconsiglio. Allora, come primo What I Eat in a Day mi posso ritenere piuttosto soddisfatta. C'era un sacco di zucca. Spero che la zucca vi piaccia, così magari potete replicare queste ricette. Se volete invece replicare questa tipologia di video, fatemelo sapere nei commenti, anche per farvi vedere invece durante, non so, magari possiamo fare What I Eat in a Week e farvi vedere che cosa effettivamente mangiamo io e Michele di solito. Quindi la prossima volta faremo un video meno stagionale, meno autunnale, meno zucca. E per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!